que se hacía, ¿no? O sea que nosotros no, ¿no? Le aceptamos todo, incluso que cobre tanto dinero, o sea, a Messi le aceptamos muchas cosas, pero este hecho de un poco sus amigos conseguir que se les haya renovado por tantos años y por tanto dinero es lo más difícil. Y además, no olvidemos que, no sé si he salido ahí, me he perdido con el italiano, pero el burofax de Messi es al día después de que Ronald Koeman llame a Luis Suárez, ¿no? Y parece mucha casualidad, ¿no? Y la verdad es que el problema es este, ¿no? Messi debería aceptar que se tiene que rodear de gente más joven y no todos pueden ser amigos. Griezmann a lo mejor no lo quería, ¿no? Pero es buen jugador, ¿por qué no intentas adaptarte, no? Pues no, parece que no le gusta y se veía en los partidos que no le pasaba el balón, ¿no? Y bueno, no sé, estamos en un momento muy difícil, pero os lo digo, somos el Barça, hemos salido de peores. O sea que, seguramente. Viendo lo que sabéis del Barça y de fútbol y la buena salud que tengo en Barcelona y en Italia, aún estoy más optimista. O sea que genial. Marc, como dice el refrán, siempre que llovió, paró. Sí. Dice il proverbio, sempre che ha piovuto a smesso. Allora, per chiudere, parliamo un po' di basket, dai, che Marc è un grande amante del basket. Maurizio, possiamo sognare almeno nel Barça basket? Assolutamente sì. Allora, io ho visto tutte e tre le partite contro Andorra, contro Murcia e contro Badalona, e devo dire che per essere un inizio di stagione stiamo giocando molto bene. Mi ha impressionato moltissimo, ma questo l'avevo già anticipato, Calates, che è veramente un playmaker con la P maiuscola, ed è praticamente anche la stampa stanno dicendo che questa è la squadra di Mirotić e di Calates, che sono veramente due super. Manca un giocatore, e cioè un pivot rimbalzista in difesa, uno che prende i rimbalzi in difesa. È l'unica nota ancora che manca a questa squadra, che la ritengo molto superiore a quella dell'anno scorso. Marc, stai d'accordo con Maurizio? Podemos soñar, tenemos ilusión para el equipo de basket? No, y teniendo su opinión, que veo que tiene un gran conocimiento, aún más. Sí, claro, Calates te da lo que no tenías, ¿no? Estuvimos jugando con Adam Hanga de base toda la temporada, con las dificultades que eso implica, y luego Tomás Hortel también, claro, no tenía ritmo, la lesión, y bueno, incluso el partido de la final contra Baskonia no pudo dar ese punto de calidad para ganar, también porque Pešić no se lo permitió, ¿no? Con Calates ganamos mucho y eso sí, faltaría un pivot. Aunque yo también confío en Postoboy, si dan minutos. Oriola en el rol de capitán me gusta mucho, eso sí que es un capitán fantástico, Oriola. Pero bueno, yo también era mucho de Tomić y lo echaremos de menos. Si el mercado ofreciera al Barça el fichaje de un pívot, yo me considero favorito, no sé si número uno, pero con Efes y poco más. Y sí, ilusionados. Pienamente de acuerdo. Soprattutto un pivot molto dinamico, molto veloce, molto fisico, magari non altissimo, però che per il gioco che vuol fare Šarūnas ci vogliono giocatori molto veloci, che vadano a raddoppiare, che tengano l'area, che prendano i rimbalzi, che siano molto atletici. In questo senso, e purtroppo Pustovni non è questo tipo di giocatore, ma lo sapevamo già. E quindi manca solo proprio quel punto per creare veramente una squadra veramente con la S maiuscola. Va bene, speriamo che ci dia grandi soddisfazioni il Barça Basket. Una piccola cosa, diciamo, sulle ragazze, Sergio, Giusi. Purtroppo non siamo arrivati in finale di Champions. Vai, Sergio. Purtroppo non siamo arrivati in finale. Nonostante tutto, la partita è stata giocata molto bene dalle nostre squadre. Gli manca, come si dice in spagnolo, la punteria allo stato attuale.
La Graham ha lasciato via due gol, probabilmente c'era anche un rigore a favore, nettissimo, forse anche due rigori a favore delle nostre ragazze. La sconfitta per 1-0 purtroppo è avvenuta sul campo. La finale l'ha vinta il Lione, che non è una novità, rimane la macchina del calcio femminile europeo e continuerà a esserlo, penso, se non cambia qualcosa. Velocemente sulla pallamano, sì. Ha vinto la Supercoppa di Spagna, la pallamano, e poi purtroppo aveva già terminato di giocare per via del coronavirus quando hanno bloccato il campionato. Sappiamo che ha smesso di giocare Victor Thomas, capitano storico, un vero capitano, un capitano che è andato a ritirare il contenuto del suo armadietto proprio settimana scorsa assieme alla sua famiglia, dove mentre c'è un Messi che non ha parlato, un Victor Thomas che ha fatto questi piccoli gesti. E a me piace tanto la pallamano, sapete, anche per legami familiari, prima a Barcellona, poi adesso a Parigi. È un esempio, Victor Thomas, che poi è sempre stata una persona disponibile con i tifosi e con tutti. Ma Viran è stato mandato via da Bartomeu? Viran è stato mandato via dalla giunta Bartomeu, gli hanno rinnovato il contratto. Viran Moros aveva firmato per Parigi, ha fatto 2 anni, prolungato per il terzo, perché come abbiamo già discusso precedentemente, ci sono le Olimpiadi in ballo, dove Vira ha rinnovato col Paris Saint Germain, ma il Barcellona ha rinnovato Raúl Entrerríos, che è il capitano attuale, sostituendo Victor Thomas, che è fortissimo, però c'ha 39 anni, quindi è veramente l'ultimo anno della sua carriera. Giussi, commento tuo sulle ragazze, questa fine che non pensavamo. Se non sfrutti l'occasione, poi il calcio è crudele e ti punisce. Io ho avuto l'opportunità, ho potuto vedere tutte e due le partite, sia con l'Atletico ai quarti che con il Wolfsburg, col Wolfsburg in semifinale. Anche con l'Atletico il Barça ha avuto tante occasioni, ma non le ha sfruttate. Alla fine è arrivato quasi nei minuti finali il gol di Amraoui, un bel gol, però arrivavano facilmente sotto porta, potevano creare davvero tantissime occasioni, e penso che abbiano creato 20 occasioni a partita, ma non è mancato proprio il gol, ed è la cosa strana. Mancava la definizione. Sì, perché prima della pandemia il Barça era una macchina da gol, segnava una media di 5 gol a partita, segnavano tutti, la Hansen, Jenny Hermoso, Oshuala, non le riuscivo a fermare. Post pandemia la macchina si è un po' inceppata e purtroppo è andata così. Poi si è messa anche un po' di sfortuna, i rigori non visti, alla fine in Champions femminile non c'è il VAR, quindi l'arbitro che non è posizionato bene un rigore, un fallo di mano, non lo vede, e purtroppo ne paghiamo le conseguenze. Però devo dire la verità, questa partita col Wolfsburg, che è attualmente forse la seconda squadra più forte al mondo dopo il Lione, che nell'Olimpo praticamente con 5 Champions consecutive, questa partita col Wolfsburg mi ha fatto capire che il Barça c'è, e il Barça è all'altezza di queste squadre, che il Barça può arrivare in finale e può anche sognare di poterla vincere. Perché io ti dico, Max, la finale con il Lione anche l'ho vista, e secondo me il Wolfsburg ha pagato un pochettino di timidezza, e il Barça forse con le giocatrici che aveva proprio quest'anno qualcosa lo poteva fare, anche perché nel Lione c'erano svariate assenze, quindi è stata un'occasione un po' persa. Però il Barça ha dimostrato che è lì, che può farcela, ed è un'ottima notizia. Benissimo, benissimo, questo è molto, molto importante. Giussi, prima di lasciarvi io darei insomma cuenta di tutto quello che ci hanno scritto. Intanto Mark Cornetta, grandi tifose che su Facebook ti hanno
ti salutano, ti scrivono, quindi moltissimi aficionados, tieni in Facebook che ti salutano per questa tua partecipazione a Radio Barça Italia. E poi c'è ovviamente, leggiamo il commento di se ce la facciamo qui, vabbè, l'ecologia, ecco. Allora, Gabriele Caligani, che dice che la pensa come Giovanni Cardarello: proviamo a immaginare una storia romantica sperando che magari alle elezioni vinca qualcuno che riesce a convincere Leo a restare. Ancora Caligani scrive: l'errore è a monte. Se prendi un allenatore senza personalità come Ernesto Valverde, che i giocatori fanno il bello e il cattivo tempo, questo è il minimo. Salutiamo Victor Fratilla, che dice: per me sarebbe meglio che se ne andasse ora, perché il prossimo anno potrebbe andare via a costo zero. Questo era all'inizio, sempre riguardante Leo Messi. Abbastanza d'accordo con Sergio Leonetti, sempre Gabriele Galligani, che dice: beh, poi alla fine però se Leo rifà grandi partite e grandi gol, può darci una mano per la stagione. Eppure c'è Cristina Pares Gamo, che, esattamente, che dice, salutiamo, che è socia della Peña di Roma, che dice: meglio questo anno, che vada via questo anno, dice, perché se no come gioca, dice, passeggiando. Vabbè, vediamo, io non sono molto vediamo se rimane. Io sono credo che se Leo possa rimanere va via poi a giugno 2021, gli dobbiamo l'onore, l'omaggio che si merita. Io spero di piangere tanto, di llorar mucho, però tu sei piangiolone. Sì, io piangevo con Iniesta, ho pianto con Xavi, però ripeto, il Barça è sopra di tutto, e io spero che la trattativa, qualsiasi discussione, non la possa fare José María Bartomeu, che non rappresenta più la maggioranza dei soci del Barça. E per questo invito i soci catalani, i soci italiani, i soci spagnoli a votare la mozione di censura contro José María Bartomeu e la sua giunta direttiva. Noi lo faremo, io, Giuseppe Orto, Giusy Zaffiro, Albert Parera l'ha già fatto, Sergio Leonetti, Maurizio Gravello, Vittorio Pegone, Valeria Questa, Nicoletta Prelati, Matteo Novelli, sto dimenticando qualcuno, Fabio Cecchini, Davide Mulas, Pietro Locatelli, aiutami Giusy, insomma ce ne stanno tanti altri italiani, Narcis Pajeras, insomma molti, la firmeremo qui residenti in Italia. Speriamo Mark, che in Catalogna può avere la forza di questo atto grande democratico del Barça, possa avere un grande esito, un grande successo, e possa riportare nelle mani dei soci la decisione del futuro del Football Club Barcelona, che è sicuramente è il club che portiamo tutti nel cuore. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di avere nelle nostre mani il nostro futuro. Ragazzi, è mezzanotte e mezza di giovedì, noi diamo appuntamento la settimana prossima. Vi faccio i complimenti, ringrazio Marco Ornet di essere stato con noi, 1238 persone che ci dice Facebook, che ci hanno, persone raggiunte dalla nostra trasmissione, 272 interazioni, 59 commenti fino adesso, 15 condivisioni. Io penso che sta andando bene, cerchiamo di riproporla, e invitiamo i nostri amici di Segiment a usare questo mezzo per tertulias che possono essere utili per spiegare agli associati di Segiment che cosa fa l'associazione Segiment Football Club Barcelona. No, Mark, può essere un medio molto importante. No, lo tenemos muy claro, quando lo dijiste viendo lo bien que sale, la verdad es que sí, vamos a hacer muchas cosas todos juntos. Vale, perfecto. Una buonanotte a tutti, noi insomma, io adesso, io e Alberto chiudiamo anche la trasmissione radiofonica. Visca il Barça, visca Catalunya e visca ovviamente tutti i soci del Barça e gli aficionados. Buonanotte. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Buonanotte. Ciao. Visca.